fuoco? Al fuoco! Dai, proviamo a fare la ruota! Ehi! C'è qualcuno in casa? Non mi interessa! Voglio che tu vada fino in fondo! No! Dai, aspetta solo un attimo! Chloe, l'autobus della scuola è già passato! Zaino, borsa e ce ne andiamo fra 3 minuti! Sì, eccomi di nuovo, Phil! No, non mi interessano i dettagli! Mi avevi promesso che l'avresti fatto a pezzi, sommergendolo di accuse! Sei il mio amico e il mio avvocato! Fallo e basta! È la pizza! Qualcosa va a fuoco! Sì, ho capito, sì. Non mi interessa quello che pensi tu. Hai detto di avere la cartella clinica e hai detto di avere il suo nome. Scommetto che non sia poi così difficile perseguire il responsabile. Sono passati 2 anni ormai, dovresti chiederti se ne vale veramente la pena. Salve, Phil. Cerca di capirmi, John, così mi metti in difficoltà. Dimenticati questa storia. Tenga, ci parli lei. Cosa? Siete tutti pazzi qui dentro. Dica a quel tizio di fare il suo lavoro, gli dica qualcosa, tanto gli avvocati non ascoltano mai. D'accordo. Sì, forse ho trascurato questa causa, ma solo perché speravo che tu prima o poi mettessi un po' di giudizio. Ascolti, signor Phil, il suo cliente non la sta più ascoltando. Spiona. Lei è una donna? Di mattina, a casa sua. Faremo ricorso, venga con me. Lei è una vicina oppure magari è una sua amica? Mi ha dato della spiona, non credo che diventeremo mai amici. Tenga. Cosa? Phil, adesso devo chiudere. No, non con lei. Con te, idiota, ci vediamo oggi a pranzo. Papà, devi sbrigarti! Olivia, io me ne vado. Sì, sparisci da questa casa una buona volta, vagabondo. Spero che riesca a cavarsela. Ci vediamo questa sera. Sempre che sia ancora qui. Ah, fermo la valigia! Oh, mi dispiace tanto. È tutto a posto, non è successo niente. La lasci, l'aiuto io. Ehi, e quello che cos'è? Credo che siano delle mutande. Oh. Con queste non credo di poterla aiutare. Nessuno può farlo. Sono stata in Alaska e lì fa molto freddo. Ma perché lo sto dicendo a lei? Forza, bambine, salite in macchina. Ci vediamo questa sera. Se sarò ancora qui. Mi chiamo Jonathan Walker. Mi chiami pure John. E lei è? Conosce il mio nome. È stato lei ad assumermi? No, non sono stato io. È stata la grandame in persona. È lei che l'ha voluta. Ha insistito molto. Forse sa fare qualche acrobazia particolare? Non se la prenda. Madison. Madison Carter. Arrivederci, Madison Carter. No, è meglio che lo faccia io, signora Grant. Aspetti che l'aiuto a finire. Sono malata, ma non sono invalida. E sono puntuale. Evidentemente non condividiamo questa qualità. Suppongo che oggi si senta bene. Non sia così sprezzante, ragazza mia. Questo atteggiamento è concesso solamente a me. Lei è in ritardo. Sono stata trattenuta. Le chiedo di scusarmi. Chiedere scusa è una soluzione troppo facile. E i ritardi devono essere conteggiati, non crede? Dice sul serio? Fino alla porta di casa ero puntuale, ma sa, ho avuto a che fare con una pizza che bruciava, con un avvocato e con un bell'imbusto che non sa guidare la macchina. Io sono soltanto un'infermiera, signora Grant. Me l'ero immaginata completamente diversa. È delusa? Mio genero e mia nipote li ha già conosciuti.
Sto parlando di quella combriccola rumorosa. Sto parlando della vita. La mia sta finendo e quella degli altri deve andare avanti. Lei mi aiuterà a compiere questo passaggio. Sì. Sono qui per aiutarla ad affrontare i momenti difficili. Momenti difficili? Diciamo le cose come stanno. Io morirò. Potrebbe essere domani, la prossima settimana, tra un mese, o può volerci un anno. Una tesi ottimistica sostenuta solo dal mio medico di fiducia. È tutto chiaro? Sì, come vuole lei. Appunto. E con lei voglio poter parlare senza nessuna finzione. Capisce che cosa intendo? Capisco perfettamente. Bene. Vuole un po' di tè? Volentieri. Molto bene, Harold. Credo ci siano molti infermieri da queste parti, signora Grant. E allora? Ha pagato il volo dall'Alaska a New York. Sì. E l'auto a noleggio. Sì. E mi paga in anticipo. Lei ha delle ottime credenziali, signorina Carter. Non ho trovato nemmeno una famiglia che parli male di lei. E questo mi ha incuriosita. E visto che non riusciva a crederci, ha voluto fare una specie di esperimento. Sì, lo ammetto. Mi sono informata bene. E alla fine ho scelto lei. E non ha intenzione di dirmi altro? Non saprei che cosa aggiungere. Mi dica lei che cosa vuole sapere. Dalle nostre parti è così che funziona. E adesso si sieda, per favore. L'impalata mi rende nervosa. E va bene. Qual è la ragione? Perché ha scelto proprio me? Allora, perché l'ho scelta? Lo dica lei a me. Devo dirlo io? Sì. Sono certa che non si sia svegliata un bel giorno da bambina dicendo: da grande sarebbe divertente andare in giro per il paese a tenere compagnia dei vecchi moribondi. Qui dietro si nasconde una storia migliore, Madison Carter. Non ho ragione? È una professione come tante altre. Puoi indicarmi la mia stanza, per favore? Vorrei rinfrescarmi un po'. Olivia, hai una visita? Harold, vieni pure. Questa signorina si chiama Madison Carter. È qui per aiutarmi. Ah. Salve. Allora è un'infermiera? Sì. Non me ne avevi parlato? Lui è il dottor Harold Mayen, il mio medico di fiducia. È qui per visitare la signora? Ha bisogno che le porti qualcosa, dottore? Oh, ma certo. Due bicchieri. Harold e io abbiamo l'abitudine di giocare insieme a scacchi. Già, non bene, ma molto spesso. Un appuntamento fisso. Oggi è il giorno della nostra partita. Certo, bene, allora vi lascio sole. Che tipo strano. Non le piace molto parlare di sé. E quella lì che cos'è? Una valigia. La donna al telefono. Stai per fuggire con lei. Dai, racconta. Non c'è niente da raccontare. No, andiamo, voglio i dettagli. Dove vi siete conosciuti? È solo l'infermiera di mia suocera. È stata un'idea di Olivia, contento? Sì, che lo sono. Se la cosa riesce a farti star meglio, sono contento. Tu conosci Olivia. Ci sono ottime probabilità che non resista fino a stasera. Capisco. E nel caso la ragazza decidesse di partire improvvisamente, tu hai già provveduto a tutto. No. È che stamattina ho investito la sua valigia. E così ho pensato che sarebbe stato gentile da parte mia. Certo. Che c'è? Io non ho detto niente. E sono sicuro che è anche molto carina, vero? Niente male la ragazza, lo ammetto. Sai, io credo che sarebbe... che ormai sarebbe ora. Sara è morta da tanto tempo e...
Solo questo. Non voglio aggiungere nient'altro. E invece vuoi farlo. Tu hai intenzione di archiviare il caso. E secondo te questa è l'occasione giusta? John, devi cercare di chiudere con il passato, altrimenti non sarai mai libero. E per farlo devi accettare che la morte di Sara è stata un tragico incidente. Io voglio che il colpevole paghi. Non cambierò idea. Ne sei proprio sicuro, vero? Tutto quello che pretendo da te è che faccia il tuo lavoro. Tu vuoi giocare la carta del tempo. Pensi che non me ne accorga? Sì, certo, se proprio insisti. Ma tu non vuoi ragionare. Credo che mi cercherò un altro avvocato. Adesso ascoltami. Come tuo legale farò tutto quello che vuoi che io faccia. Ma come amico ti dico, agguanta quella valigia, ok? Prendi la vita così come viene e vivila. Ma che cosa sta facendo? Si sta occupando della piccola. Rimetti a posto il pedone, Olivia. Tommy, devi imparare che devi fare attenzione alle uova. Devono schiudersi e tu devi stare attento a non farle cadere, capito? Ciao! È tutto a posto? Posso entrare anch'io? Sempre se riesco a passare da questa strettoia. Papà l'ha costruita così proprio per non farci entrare nessun altro. Dice che tutti hanno bisogno di un posto tutto per loro. È molto intelligente il tuo papà. È un posto bellissimo. Allora, quella ragazza è qui come tua infermiera oppure no? Sono contenta che guardi la bambina e che vada d'accordo con lei. Giusto. Qualcuno dovrà occuparsi degli impegni quotidiani quando non potrò più farlo io. Non devi nemmeno pensare a una cosa del genere. Quando Sara è morta, la famiglia ha rischiato di andare in pezzi. John non è un tipo molto loquace, lui e la piccola hanno bisogno di qualcuno. È per questo che è qui? Per questo hai deciso di assumerla? Hai pianificato tutto? Non tutto si può pianificare, ma le persone che l'hanno avuta in casa ne parlano bene. Le persone? Di chi parli? Mi sono informata su Madison prima di assumerla. Tu mi conosci, Harold? Emma può occuparsi di John e di Chloe al tuo posto. Pensavo che avessimo già parlato di questo. Emma è sicuramente un'assistente molto capace. La migliore che io abbia mai avuto. E John ed Emma, beh, già lo sai, stanno molto bene assieme. E se dipendesse solo da Emma... Sì, lo so. È stata vicina a John. Non ti serve avere un'estranea in casa, una che si arrampica sugli alberi. Da dove viene? Siamo certi che sia qualificata per questo lavoro. Si arrampica sugli alberi, quindi per questa casa di pazzi è più che qualificata. Scacco. Ma guarda. Facciamo due passi. Meraviglioso. Le stai covando tu? Sì, tra poco dovrebbero schiudersi. Che tipo di uova sono? Di anatra. Il nido era sul pontile, dietro la casa. E perché il tuo papà non deve vederle? Non sarei dovuta andare sul pontile, perché altrimenti mamma e babbo anatra sarebbero volate via. Ho capito, però eri troppo curiosa. Le anatre sono volate via, non sono tornate più. E hai paura che papà si arrabbi? Il mio papà non si arrabbierebbe. E allora? Sarebbe triste. Ah. È una brutta cosa quando il mio papà è triste. Devi tenere le uova sempre al caldo, lo sai questo, vero? Aiuto! Signora Carter! Presto! Con calma. Vieni, siediti qui. Chloe! Prendi la mia borsa nel patio. Presto! Dai! Sta tranquilla, cara. Forte aritmia. Polso accelerato. Sì, lo so quali sono i sintomi. Respira a fondo. Sì, presto! Presto! Che cosa vuole usare, il tetraso?
Non deve assolutamente perdere senso. Sì, 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 sì. Lo dia a me, faccio io. Intanto la disinfetto. La mia nonna sta per morire. No, tra poco starà meglio, te lo prometto. Tu piuttosto ti sei ricordato di mettere al calduccio il tuo segreto. Dai, sbrigati. Dai, Olivia, Olivia, concentrati. Respira lentamente, respira. Sì, così. Sta tranquilla. Tranquilla. Stai meglio? Allora, Harold, adesso pensi che sia abbastanza qualificata? Ma come faceva a conoscere la dose giusta? 4 mg di tetrasol è la dose standard nei casi acuti, ma la sua paziente ormai è assuefatta, quindi ne serviranno almeno 6. Ha tirato a indovinare. Ho molta esperienza in questi casi, dottor Mayen. Va bene, adesso chiamo un'ambulanza. No, no, no. Non ce n'è bisogno. Va tutto bene. Ti prego, Harold, accompagnami dentro. Ti senti un po' meglio? Mm. Dopo le vorrei parlare un attimo. Chloe, puoi portare la mia borsa in casa? Meno male che la mia nonna sta di nuovo meglio. Sì, è fantastico. Però è molto strano. Ed è andata bene. Ma qualcosa non mi torna. Gli interni vengono realizzati secondo i desideri del cliente. Ad esempio, le sedute in pelle e le rifiniture in legno della plancia. Ah, oh, certo, ma io avevo in mente qualcosa di più grande. Non so se capisce cosa voglio dire. Ho quello che cerca. Mi segue? John, è proprio quello che stavo cercando. È meraviglioso. Ne ero sicuro. Scusi un attimo. Ah, nessun problema. Sì, Chloe? Oh, no. E ora come sta Olivia? Sì, vengo, vengo. Arrivo subito. Signor Murphy? Sì? Io so quello che vuole. Lei ha bisogno di provare questa barca. Che ne direbbe se organizzassimo una gita? Nel fine settimana. Se fosse possibile, ne sarei felice. Sarebbe fantastico. Porti anche sua moglie. Ma solo se lei porta anche la sua. Ah, nessun problema. Non vedo l'ora. Sì. Vorrei tanto poter fare qualcosa per te. Sei qui con me? Sei rimasto qui circondato da tutti i ricordi. E c'è Chloe? Hai sempre fatto tantissimo per me. Sei proprio una lagna. È solo perché ho tanta paura per te, Olivia. È stata lei a salvarti la vita? Sì. Che cosa ne pensi tu di Madison? Madison? Sì, ecco, è una donna interessante. Ma è anche un po' strana. Misteriosa. Voleva parlare con me? Qual è il vostro legame tra lei e Olivia? Nessun legame. È un normalissimo rapporto di lavoro, come ogni altro. Perché me lo chiede? È venuta fin qui per lei da un altro stato ed è arrivata proprio adesso, in un momento completamente disperato. Intende per la signora Graham? Sa bene di che cosa sto parlando. Che cosa pensa di ottenere venendo qui proprio adesso? La signora Grant mi ha voluta assumere e è a lei che dovrebbe chiederlo. Non mi fido di lei, Madison. Quindi la terrò d'occhio.
Lei tiene molto alla signora. Forse se vuole svelare dei segreti sta cercando nel posto sbagliato. Harold. John. Chloe dorme. Ha affrontato bene la cosa, grazie alla signora Carter, suppongo. Sì, può darsi. Ma come sta Olivia, me lo devi dire tu. A me continua a ripetere che sta bene. Invece non sta bene per niente. Il suo cuore non sopporta più questi continui attacchi, non è vero? Sì. Già oggi pensavo che fossimo alla fine. La medicina ha i suoi limiti, John. Tu lo sai bene. Sì. Io sto diventando vecchio. Non sono stato abbastanza veloce. Sono troppo vecchio. Siamo troppo vecchi. Ma resterai accanto a Olivia, vero? Come amico, naturalmente. Che cosa vuoi dire? Ci sono giorni in cui ci si rende conto che anche la vita professionale ha una fine. E adesso ho bisogno di riflettere. Vuoi che ti accompagni a casa? No, no, grazie, non ce n'è bisogno. Emma tra poco viene a prendermi. È contenta di potermi aiutare. Sì, certo. Non dimenticare i tuoi documenti, però. Ah, no. No, no, certo. Vado a controllare come sta Olivia. D'accordo. Grazie. Allora? Allora? Che c'è? Vuole che le chieda com'è andata la giornata? È ancora qui. Mi fa piacere, signora Carter. Questa affermazione nascondeva un doppio senso. La stessa energia di stamattina. Impressionante. Vuol dire che aveva scommesso contro di me. Grazie. Ecco, non c'è niente qui dentro. Sicuramente ha fame anche lei. Vuol dire che avrei dovuto cucinare qualcosa. Mi scusi, ma stamattina pensavo di essere stata assunta come infermiera e non come tuttofare. Veramente io volevo soltanto... Secondo lei è scontato che io mi debba mettere ai fornelli? Volevo solo sapere se anche lei ha fame. Oh. Nessun doppio senso. Allora? Allora? Anche lei ha fame? Certo, certo. Mi scusi, ma spesso il ruolo di un'infermiera viene frainteso e volevo mettere subito in chiaro le cose. Beh, in casa non c'è niente. Potremmo andare a mangiare fuori. Secondo lei è prudente lasciare solo Olivia e John? Olivia adesso sta meglio e Chloe sta dormendo. In questo caso, d'accordo. Andiamo. Ah, Emma. Buonasera, John. Ciao, Emma Simon, Madison Carter. Salve. Lei deve essere la nuova domestica. Lo pensa perché in questo momento mi trovo qui in cucina. No, io sono la nuova infermiera della signora Grant. Sto cercando di mettere in chiaro le cose con tutti, ma finora non ho avuto tanto successo. John, se hai bisogno d'aiuto, dimmelo pure. Devi solo chiedere. Puoi sempre contare su di me. Vorremmo andare a mangiare qualcosa. Ti va di venire con noi? Volete andare fuori, adesso? È stata una sua idea. Ma così Chloe resterebbe sola con Olivia. Non sarebbe la prima volta, e poi Chloe dorme. Sai cosa ti dico? Resterò qui io. Va bene, sei molto gentile. Allora accompagniamo noi Harold a casa. Certo. Non dovreste metterci molto a mangiare qualcosa. Mi scusi se l'ho fatta venire con me, ma ho pensato fosse un modo per conoscerci meglio. È molto carino qui e sicuramente cucinano meglio di me. Ma non dobbiamo dimenticare che la signora Simon ci ha concesso poco tempo. Sì, la signora Simon è sempre molto disponibile. Che tipo di rapporto c'è tra voi due? Accidenti, lei va subito al sodo. Come mai le interessa? Voleva che ci conoscessimo meglio o preferisce che parliamo solo del tempo? Emma era un'amica di mia moglie. E quando Sara ci ha lasciati,
Emma si è presa cura di noi. Quindi sua moglie non c'è più. Mi dispiace, non lo sapevo. Sono passati 2 anni. È stato un incidente. Con l'aiuto di Emma, Chloe e io siamo... Sì, ecco, siamo riusciti a riprenderci. Per questo ha costruito la casetta sull'albero. Un rifugio tutto per Chloe, ora capisco. Chloe adesso sta meglio. Va tutto bene. E Emma sperava in qualcosa di più? Sì, temo proprio di sì. Non si arrende, però, questo è molto chiaro. Che cosa intende dire? Mi ha preso subito di mira. Non mi dica che davvero non se n'è accorto. Ah, quindi vuol dire che lei è una specie di rivale per Emma? Per conquistarmi? Adesso però non si monti la testa. Sono solo le paure di Emma. E lei? Lei come si sente? Me lo chiede perché nel suo lavoro ha sempre a che fare con chi soffre per un lutto. Glielo chiedo perché Chloe ha molta paura di renderla triste. Questo gliel'ha detto mia figlia? Chloe ha... Non glielo posso dire perché è un segreto. E io non faccio mai la spia. Beh, insomma, non vuole fare niente che la renda triste. Che bambina affettuosa. Io mi preoccupo per la mia piccola e lei si preoccupa per me. Grazie per la cena. A lei per la serata. Grazie di essere restata ad aspettarci. L'ho fatto volentieri per John. Anche se sarebbe stato compito suo, signora Carter. Ma stasera è stata un'eccezione da diversi punti di vista, non è vero? Buonanotte. Buonanotte, Emma. Guida piano, mi raccomando. Buonanotte. John, come avete trovato quella donna? Non sono stato io a trovarla. Quindi è stata solo Olivia a decidere di assumerla? Sì. Sta chiaramente spingendosi al di là delle sue mansioni, John. Si è permessa di scavalcare il dottore. Ha salvato la vita di Olivia, giusto? Buonanotte. Ecco qui la sua medicina. Devo congratularmi con lei, Madison. Ha il grande talento di inimicarsi subito alla gente. Più grande del suo? Temo di sì. La povera Emma l'ha vista solo per un minuto, ma non ha fatto che parlare male di lei per tutta la serata. Io non le ho fatto niente. Ha cenato fuori insieme a John. A parte Emma, ha dato fastidio a qualcun altro? E poco prima aveva rubato la scena al dottore. Suppongo che nemmeno lui la sopporti. Può bastare un semplice grazie, signora Grant. Non resti lì in ginocchio, si metta seduta. E vorrei che mi chiamasse semplicemente Olivia. Non è facile metterla in difficoltà, vero Madison? No, non è facile. Le è successo qualcosa però, non è vero? Dice che ha avuto un'infezione virale. Una banale influenza e da lì è cominciato tutto. Se è questo che voleva sapere. Un adenovirus enterico che ha attaccato il cuore, danneggiando il sistema nervoso e quello muscolare. Dove ha preso quei documenti? Li ho rubati. Al dottore. Ah. Questo tipo di danno cardiaco può provocare gravi problemi di asfissia, fino ad un completo blocco respiratorio. Quindi pensa che il mio stile di vita sia inadeguato alla situazione e che dovrei restarmene a letto tutto il tempo? No, i danni sono permanenti. Ciò significa che anche i disturbi dovrebbero esserlo, dovrebbe averli sempre. Chi gliel'ha detto? L'esperienza. La sua esperienza? C'è qualcosa che non mi quadra, signora Grant. Olivia.
Forse le sembrerà strano, però io sono molto contenta di sentirmi meglio. Ospedale Hudson, reparto 2. Allora, signora Leonard, che cosa mi combina? È di nuovo qui? Jessie, al telefono. Ad avere le vertigini. Sì, adesso cerchiamo di capire che succede. Dottoressa Harper? Adesso non posso. E invece penso proprio che dovrebbe. È Cheryl Madison. Scusatemi. Cheryl. Ciao, Jessie. Sono così felice di sentirti. Che fine hai fatto? Senti, dovrei chiederti un parere medico. Ok. Ma tu come stai? È tanto tempo che non ci sentiamo. Dobbiamo vederci. Dove sei adesso? Mi devi proprio aiutare, Jessie. Conseguenze cardiache di un'infezione virale. Ho bisogno di avere delle informazioni più dettagliate. Va bene, ci incontriamo. Forse mi sto sbagliando. Però... Cheryl, ti prego, dimmi di sì. Rispondimi. D'accordo, a dopo. Ti richiamo appena finisci il turno. Ok. Sì, lo so, è troppo tardi. Che cosa significa? Vuole scappare con me? Spero stia scherzando. Ho investito la sua vecchia valigia e gliene regalo una nuova. Non è difficile da capire. No. Ha distrutto la mia valigia e me la ripaga. Non si tratta di un regalo, ma di un gesto doveroso. Ok, lo prenderò per un grazie. Non c'è di che. Va tutto bene? Altro che. Grazie. E se avessi bisogno di qualcosa... Ah, si serva pure. Sono sicuro che lo farà. Un'altra affermazione con doppio senso. Che cosa intendeva dire? Pensa davvero di cavarsela così? Sì, penso di sì, ma non so a che si riferisce. Ai fogli? I fogli della cartella clinica che ha rubato? È davvero incredibile. Mi prendo solo cura di Olivia, è questo il mio lavoro. Non dovrebbe darmi delle spiegazioni? In fondo l'ho coperta mentre li rubava. Sì, ha ragione. A differenza della valigia, quello non era un gesto scontato. Allora? Allora? Allora, grazie. Uno a zero per l'infermiera tutta matta. È veramente un pazzo. Ma come ha fatto a indovinare la mia taglia? Cos'è? Cosucce segrete nascoste in una nuova valigia. Sono molto più carine di quelle che avevi con te quando sei arrivata qui da noi. Anche tu a scuola in bicicletta? Non è così lontano. Io non ce l'ho una bicicletta. E perché non ce l'hai? Ormai hai 7 anni. Non mi interessa averla. Oh. E poi io non so andare in bici. Ciao! Ci vediamo oggi pomeriggio. Buongiorno. Emma,
È arrivata molto presto stamattina. Il primo paziente sarà qui soltanto fra un'ora. Sì, lo so. Senta, dottore, è riuscito a parlare con quella Madison Carter? Perché? Quella donna non solo ha messo in dubbio le sue capacità di medico, dottor Mayen, ma ha anche messo a rischio la sua reputazione. Lo pensa davvero? Sì, certo. Lei è solamente un'infermiera. Certe decisioni spettano i medici. Sì, è vero. Dovrebbe essere così. È quello che dico. Ha riflettuto sul fatto che la colpa sarebbe ricaduta su di lei se Olivia fosse morta durante l'attacco? No. Già, ci avrei giurato. Io l'ho fatto. Se la sarebbe vista brutta, dottore. Chi è quella donna, veramente? Secondo me dovrebbe scoprirlo come medico di Olivia. Quella sconosciuta passa molto tempo con la sua paziente. Beh, se vuole posso fare delle ricerche. Per stare più tranquilli. E lo farebbe esclusivamente per il bene di Olivia? Ovviamente sì. Per quale altra ragione? Sono proprio contenta di rivederti, Cheryl. Sono contenta anch'io. Non vuoi raccontarmi dove sei stata e che cosa hai fatto? A dire il vero, no. In ospedale senza di te non è più come prima. Niente è più come prima, Jesse. Ok. Una paziente di 70 anni che soffre delle conseguenze di un'infezione cardiaca. Sì, ha avuto una crisi respiratoria. Somministrati in fase acuta 6 mg di tetrasol. È stata fortunata se è sopravvissuta al trasporto in clinica. Giusto, normalmente sarebbe così. Ma questa paziente ha fatto opla e si è rimessa in piedi. Questo è davvero strano. Già. E se il tetrasol non avesse effetto solamente sul cuore? E le crisi respiratorie avessero tutt'altra origine? Dovresti fare un prelievo di sangue alla tua paziente e se vuoi io potrei richiedere un esame completo. Grazie. E per il resto c'è qualche novità? Vuoi dire in clinica? No, non direi. Sono sempre felicissimi che tu abbia deciso di andartene. Certo. Che cosa fa? Mi ha spaventata. È quello che spero. Non c'è niente che la riguardi qui. Non era chiuso a chiave. Una chiave l'avrebbe fermata? Le dispiace se do un'occhiata? È la sua barca? Era la mia grande passione. Un tempo costruivo barche. E perché non lo fa più? Dopo la morte di mia moglie sono cambiate molte cose. Scommetto che le piacerebbe ricominciare, non è vero? Che cosa ha da dire? Dico 2-0 per l'infermiera tutta matta. Adesso fuori, però. Tutta matta? Ruba documenti? Entra qui dentro? Senza rubare niente. E il fatto che mi interessi il suo lavoro non è certo un crimine.
Se trova il mio lavoro così interessante, deve farmi un favore. Mi serve una donna, Madison. Sta per arrivare quel momento in cui le darò uno schiaffo. Se lo meriterebbe proprio, ripensando al contenuto della valigia. Ho bisogno di una moglie, ma solo per un giorno. E pensa che la cosa suoni meglio così? Una gita in barca, solo questo. Un cliente tradizionalista. Un pesce grosso, un grosso affare. E lei sarà mia moglie, eh? E perché lo chiede proprio a me? Non conosco nessun altro con tanto talento per il crimine. Nessuna Madison? Allora forse M. Carter. Esiste anche un altro albo degli infermieri? Grazie. Sai, John, ci ha mentito. Abbiamo quasi finito, questo è tutto. Nelle prossime 2 settimane, niente tennis. Tutto risolto. Salve, sono Emma Simon. Parlo con la casa di riposo St. Mary's. Avrei una domanda. Ed io che ero convinta che non mi avessi vista. Per chi è quella? È per te. Però avrebbe dovuto essere una sorpresa. Ti va di fare un giretto? Non so andare in bicicletta. Allora devi imparare. Ok, allora mettiti seduta. Reggiti forte. E adesso pedala. E controlla il manubrio. Sì, bene. Yuppie! Sei molto brava. Fantastico. Brava. Ok, riproviamo. Benissimo. Vai, sei bravissima. Sai già andare da sola. Brava. Quindi un esame del sangue potrebbe chiarire tutto. Capisce, c'è qualcosa che non torna. Ha parlato al dottor Mayen del suo progetto Salviamo la vita Olivia? No. Da me non avrà una sola goccia. Senta. Prenderò un campione del suo sangue, che lei voglia o no. La parte del generale non le si addice, Madison. E con questo l'argomento è chiuso. Io le farò un prelievo, con una siringa e anche in condizioni asettiche. O vuole che le tagli le vene del polso? Ho una proposta. Se lei vuole una cosa da me, deve darmi qualcosa in cambio. Voglio essere pagata per il mio sangue. Che cosa vorrebbe? Individua la dose di tetrasol, fa diagnosi alternative e ha una notevole competenza terminologica. Che cosa vuole da me? Io credo che lei lo sappia benissimo. D'accordo. Allora, prima ero un medico. Soddisfatta? Adesso mi dia il braccio. Che cosa le è successo? Tutto a suo tempo. Non le racconterò nulla se non avrò ottenuto un campione del suo sangue. Adesso stringa il pugno. Ha le vene di una ragazza di 20 anni. Parla anche come un vero medico. Nonna, che cosa ti è successo? Giochiamo al dottore, tesoro mio. E Madison è davvero molto brava. Oh. E ci mette tutta l'anima. Suo spasimante. Il mio dottore viene ogni giorno a bere un bicchierino di grappa con me. Una grappa con dentro una bella rosa rossa. Sa bene cosa voglio dire. Grazie. Scusa. Puoi portarlo tu in laboratorio. Che cos'è? Il campione di cui ti avevo parlato. D'accordo. Fai in modo che lo analizzino in fretta.
Non capisco a cosa ti serva questa Madison. Hai già tutto l'aiuto necessario. Emma, John, io. Oh, Harold. Madison mi fa bene, dice quello che pensa. Lei pensa che io sia innamorato di te? Sì, lo so. Per via di quegli sciocchi fiori nella grappa, l'ha detto anche a me che lo pensava. Non ci si può innamorare di qualcuno che non ha più prospettive di vita. Sei d'accordo con me, Harold? Vero? Buongiorno, Emma. Sei gentile ad occuparti di Chloe oggi. Sam può restare a dormire qui stanotte. Hai sentito, Sam? Evviva! Tuo padre mi ha detto che posso dormire da te! Evviva! Allora, d'accordo. Potremmo cenare insieme questa sera. Cucino qualcosa e ci vediamo dopo il tuo appuntamento. Ah, salve. Mi fa piacere rivederla. Lei viene con te oggi? Sì, ma non sarà un'uscita di piacere. Ho un buon cliente e ho bisogno di una finta moglie. Non c'è nessun bisogno che ti giustifichi. Vado a posare il cesto in macchina. E mi dica, Madison è proprio il suo vero nome? Perché non le piace? Oh. Devo dirti una cosa, John. Dovresti controllare meglio la tua domestica. Madison non è una domestica. Sì, come vuoi. Dovresti almeno assicurarti che Chloe indossi un casco. Un casco? E per quale motivo? Beh, per la bicicletta. Chloe ha raccontato a Sammy che Madison ha nascosto una bici nel fienile e si esercitano insieme. Sì, ci esercitiamo un po'. Oh, quindi tu non lo sapevi? Va bene, buona fortuna, John. Ciao. Che peccato, ancora non si sono aperte. La mia mamma dice che le uova non si schiuderanno più, che sono morte e che sono buone solo per cucinare. Ma Madison dice che bisogna tenere le uova sempre al caldo e che così si schiuderanno. La mia mamma dice che Madison è soltanto una bugiarda. Sono loro? Sì, eccoli, sono arrivati. Bene, ci siamo. Non vedo l'ora che tu veda lo yacht. Ne sarai entusiasta. Mi dice che cosa le è successo? Si è arrabbiato? Ma perché? Credo che lei lo sappia. La sincerità non è il suo forte, vero? Mi fa piacere che siate venuti. Il piacere è nostro. Il signore e la signora Murphy, sì, suppongo. Buongiorno. Permettete che vi presenti mia moglie, Madison. Molto lieto. Salve. Come va? Bene, grazie. Fantastico. Allora, adesso avviamo il motore. Tesoro, è meglio che indossi questo giubbotto. Lo so che sull'acqua non ti senti a tuo agio. Grazie. E dovrebbe indossarlo anche lei. Gli faccia questa cortesia. Gli piace tanto il ruolo del cavaliere premuroso. Prego. Lei non va volentieri in barca? È la prima volta che salgo su una barca da ricchi. Tesoro, versa da bere alla signora Murphy. Che cosa ha intenzione di fare? Voglio solo essere sincera.
Da quanto tempo vi conoscete? Non lo conosco. So bene quello che intende dire. A volte anche a me sembra di non conoscere mio marito. E poi questa idea di comprare una barca così grande, io la trovo proprio assurda. Ma io riuscirò a convincerti del fatto che discendo da una stirpe di grandi marinai. E adesso tutti gli uomini di vedetta. Possono venire anche le donne? Chiaro, sul ponte marinai, avanti. Allora, vado bene qui? No! Dannazione! Uomo in mare! Accidenti! Accidenti! Sa nuotare! Sì! Signor Murphy! Sì! Oh no! Non volevo! Mi dispiace tanto! Non l'ho fatto apposta, davvero! Non volevo! Se l'hai meritato, si fidi di me! Lega, afferri la mia grazie. Mano! Grazie! Ok, grazie! Mi dispiace tanto, sono veramente mortificata. Io proprio non riesco a capire. Chloe vuole andare in bicicletta. Le sto insegnando una cosa che dovrebbe già saper fare. Il problema non è questo. Indossa la mia lingerie. Le sta benissimo. Io mi vesto e lei si spoglia. Come, scusi? Niente paura, soltanto la cintura. Allora, qual è il problema? Cosa? La bicicletta di Chloe, è di questo che stavamo parlando, giusto? Sì. Non è facile essere allo stesso tempo un padre, una madre e anche un amico per Chloe. Nessuno si aspetta che lei riesca a sostituire sua madre. Appunto. Ma proprio per questo non voglio complicazioni, ho bisogno di essere aiutato. E se mi nasconde delle cose, mi allontana da mia figlia. Sì, capisco. Ha proprio ragione. L'ho combinata davvero grossa stavolta. In effetti è così. Mi dispiace tanto. Perché lei non ha insegnato a Chloe ad andare in bicicletta? Venga con me. Un incidente in bici. È stata una brutta caduta. Sara era svenuta quando l'hanno trovata. Stava soltanto andando in bici. E per questo Chloe non può andare in bicicletta? No, che stupidaggine. Ovviamente volevo insegnarle ad andare in bici. Non l'ho fatto solo perché ancora non me la sentivo. Ho sempre cercato di rimandare con delle stupide scuse che raccontavo a me e a mia figlia. Continuo a rivedere la scena. Il luogo dell'incidente. La bici sulla strada. Le sono davvero riconoscente per aver aiutato Chloe. Ma non mi escluda da queste cose. La prego, non lo faccia più. Ok, lo prometto. Bene, adesso mi considera un pessimo padre, vero? Più che altro penso che lei sia un pessimo venditore di barche. Sara stava andando da Emma Simon. Era arrabbiata e voleva affrontarla. Senta, io non ho bisogno di sapere altro. Non avevamo una storia, è successo solo una volta. Sara voleva già da tempo il divorzio. Era tutto a posto, eravamo separati. Ma Sara e Emma erano amiche.
Io non ci ho riflettuto. Litigavamo tanto, anche quel giorno. E poi lei è morta. E la cosa peggiore è stata non poterle parlare. Non poterle chiedere perdono. Mai più. Ma credo che lei questo non possa capirlo. Invece non può immaginare quanto la capisca. Vede, cara, quando Alfred era ormai alla fine, sono stata contenta che sia potuto restare a casa con me. Grazie al suo aiuto prezioso. Dove ha conosciuto Madison Carter? Oh, in ospedale. Lavorava lì quando Alfred è stato operato. Quale ospedale? Lavorava come infermiera anche in ospedale? Oh no, allora faceva ancora il medico, ma lavorava in un altro reparto. Era un medico. E dopo ha deciso di fare l'infermiera. È stata davvero meravigliosa con il mio Alfred. E lei sa perché ha lasciato l'ospedale? Oh, all'epoca accadde una cosa molto brutta. Ma lei non ha mai voluto parlarne. Se ne andò via e decise di prendere il cognome di sua madre. Significa che Carter non è il suo cognome? Oh, non ha nessuna importanza. È davvero una brava persona, è questo che conta. Il suo vero cognome, da quello che ricordo, era Madison. Ah, ma lei già lo sa. Non mi aveva detto che siete ottime amiche? Puoi fissarlo quanto vuoi, Sherry. I valori confermano la diagnosi. Guarda queste curve attentamente. Potrebbe essere un'allergia. Sciocchezze. Dovrebbe avere delle eruzioni cutanee. Ma Olivia ha preso subito 6 mg di tetrasol. Del resto è anche un antistaminico. La tua teoria è debole, ma non è impossibile. Servirebbe un campione di sangue prelevato durante la crisi. Sì, certo. E potrei dirle, aspetti un attimo, resista fino alla fine del prelievo. Morirebbe di certo, già. Ecco. Comunque, non sei sicura della tua teoria. Durante la crisi potrai somministrarle un antistaminico. Cheryl, quella donna al prossimo attacco potrebbe morire. Devi accettarlo, il suo cuore è malato. Sì, ma non è quella la causa. Te la stai prendendo troppo a cuore, Cheryl, e sappiamo entrambe il perché. Salve. Che cosa fa qui? Sto riflettendo, credo. Su che cosa? Su quello che mi ha detto. Forse ha ragione, dovrei rimettermi davvero al lavoro. Ma non lo fa perché in cuor suo pensa di non meritarselo. Vero? Sì, forse è così. Anch'io ho pensato di non meritare il mio lavoro. E sono andata via. Da dove? Ero un medico. Ho perso un paziente perché ho preso una decisione sbagliata. E devo conviverci. Non c'è alcuna possibilità di rimediare. Quindi la morte di un paziente può segnare la vita di un medico quanto un lutto familiare? Sì. Certo. Per questo ha deciso di cambiare professione? Sì. Non riuscivo a lavorare con questo senso di colpa. Non ci riuscivo. E lei? Anche lei ha abbandonato la sua passione.
Purtroppo abbiamo qualcosa in comune. Siamo fuggiti entrambi. Questo non l'avevo proprio previsto. Allora vorrei 5 anatroccoli. Ma che cosa ci vuoi fare? Questo è un mio segreto. Che carini. Tieniti forte al manubrio. Piedi sui pedali. Sì, ti sto reggendo sì, io, so. Fa piano. Ma no, no, non così veloce. Sì, così va molto bene. Ok. Oh, adesso ti prendo, eh! Tatanda! Sei stata bravissima! Vieni, dai! Sì, sì, papà! Aspetta, devo controllare una cosa! Papà, quella è la mia bicicletta! Prendimi! Vieni! Vai, Chloe! Che vogliamo fare? Romeo e Giulietta? Sono proprio un amore. Come te. Come te. Perché hai voluto incontrarmi proprio qui? Perché devi comprare un casco per Chloe. Sei il suo padrino e paghi tu. Ah. Ok. Rosso, azzurro? Ciao, Abby. Te l'ho detto, sei il padrino. Su queste scelte potresti farti dare un consiglio dalla tua nuova amica. O no? State sempre insieme. E non va bene? No, al contrario. Vi piacete. Invece il fatto che vada d'accordo con la generalessa mi stupisce. Parli di Olivia? Esatto.
Ma la ragazza abita già a casa tua e non puoi rovinare le cose più di tanto. Grazie. Tu sì che sei un'amica? Non c'è di che. A proposito, ho fatto dei passi avanti. Quali passi? Come quali passi? La denuncia, ricordi? Ok, racconta. Si è rifatta viva con l'ospedale. Viva? Vuoi dire che è una donna? Sì. Ma questo non è importante, giusto? Sì, credo che tu abbia ragione. Non importa. Forse tutta questa storia non ha più importanza. John. Lo sai che ero disperato. E poi ero così arrabbiato in questi 2 anni dopo la morte di Sara. Sì, e adesso non lo sai più? Dovevo trovare il responsabile della sua morte. Per il fatto che io non potessi più rimediare. Perché non potevo più chiedere perdono a Sara. La colpa. Non volevo essere io a sentirmi in colpa. Capisci cosa intendo? Mi chiedi se lo capisco? Ho passato gli ultimi 2 anni a cercare di spiegartelo. Per questo volevo trovare il medico che ha sbagliato. Per questo la denuncia contro la clinica e contro l'indifferenza. Ma non sapremo mai la verità. Io posso fermare tutto. Basta una tua parola. Sai, quella donna ti fa proprio bene. Non mi hai detto come si chiama? Madison. È il suo nome di battesimo. Emma, sei stata gentilissima. Grazie mille. Come ti dicevo, questa storia all'epoca ha alzato un polverone davvero tremendo che ha rischiato di travolgere tutta la clinica. Ed è stata tutta colpa della dottoressa Madison. La direzione dell'ospedale la pensava così e credo anche i familiari della vittima. Sai dirmi il nome della paziente della Madison? Perché non glielo chiedi tu stessa? Ha fatto domanda nel nostro studio come mia sostituta e non le piace parlare del suo passato, quindi se posso evitarlo... Santo cielo, Olivia, resta sveglia. Fa dei respiri profondi. Respira profondamente. Respira, respira. Devi concentrarti, concentrati. Olivia, ti prego, non puoi farmi questo. Non puoi farmi questo. Dove diavolo è finito? Dove? Salve, c'è qualcuno in casa? Madison, sono di sopra. Aiuto. No, restiamo qui. Forse c'è una speranza. Forse, ma non in quel modo. Devo darle un antistaminico. Cosa? Faccia come le dico. Ma così mette a rischio la vita di Olivia. Anche lei, dottore. Perché siete tutti così silenziosi? Nonna, adesso ti senti un po' meglio? Devo farle subito un prelievo. Madison, stai indietro, tesoro. Io e te. Sì, dopo. No, adesso, prima che sia troppo tardi. Io ho deciso di assumerla per una precisa ragione. L'antistaminico conferma la mia teoria. Vado in ospedale e faccio analizzare il campione. Madison, la prego. Olivia, adesso stai meglio. Adesso stai di nuovo meglio. Tieni. Ecco i risultati del laboratorio. Grazie. È tutto a posto? Sì, sì, va tutto bene. È come pensavo. È una complessa reazione autoimmunitaria. Lei davvero somministrato un antistaminico come se l'avesse punta una vespa? Sì. Tu sei matta. Però ha funzionato. Quindi, Olivia è allergica a qualcosa. C'è un allergene, un fattore scatenante.
Qualcosa che ha un effetto negativo solo su Olivia. Sta sempre chiusa in casa, no? Sì. Allora c'è poca scelta. Vestiti, profumi, saponi o qualcosa del genere. Mangia quello che mangiano gli altri e beve le stesse cose. Signori, scusatemi, sono molto in ritardo. Mi dispiace. Buongiorno. Il certificato deve arrivare fino a venerdì. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Allora, ha capito? Fino a venerdì. Che cosa le succede? Sono troppo vecchio. Sono troppo vecchio per questo lavoro ormai. Sono troppo vecchio per prendere decisioni. Ho una cosa per lei. Che cos'è quello? Madison Carter. O per meglio dire, Cheryl Madison. Era un medico. Sì, lo so già. Me ne sono accorto oggi. E una delle sue pazienti è morta, così lei ha deciso di cambiare lavoro. Oh, capisco. No, no, non ha capito. L'ospedale ha dato tutta la colpa alla Madison. Sì. E quindi non lavora più come medico. Sì, ma lei non ha ancora visto chi era la paziente che è morta. Sara? La nostra Sara? La moglie di John. La cara dottoressa è sparita e poi è ricomparsa come infermiera. E lei è quel medico? Vado da Olivia, devo dirglielo subito. Lo so, non si sente bene, ma questo è un ottimo segno. L'antistaminico ha fatto effetto. Mi sta facendo impazzire così. Che cosa sta cercando esattamente? Creme, profumi, pillole. La grappa che le porta il dottore? Vuole ubriacarsi? Ho intenzione di fare analizzare tutto. Qualcosa le provoca delle gravi crisi allergiche. Lo capisci, Olivia? Non è il suo cuore il vero problema. Resista ancora un po'. Rimanga qui, signora Madison. Dottoressa Cheryl Madison. Ok, conosce il mio nome. Possiamo parlarne più tardi, per favore. Non c'è niente di cui parlare. Harold! Lei è responsabile della morte di una paziente. Quella donna era la moglie di John, la figlia di Olivia, Sara. Cosa? Mi dispiace tanto, Olivia, ma dovevo dirtelo. Io lo sapevo. L'ho sempre saputo, sin dall'inizio. Ma come? Non posso crederci. Harold, ti prego, va via. Sì, ma vedi, Olivia, io... Ti prego, lasciaci da sole. È la verità. Guarda, papà, attenta, invece voi. È il suo fratellino. Io non ti dico niente, John. Questa la voglio chiamare Lily. Non ti dico proprio niente. Tu sei stata l'ultima che ha visto mia figlia. L'ultima che ha toccato la mia Sara. L'ultima che ha guardato mia figlia negli occhi. Non puoi arrabbiarti con una madre che ha bisogno di sapere. Sapere cosa? Il suo ultimo istante di vita. Qualcuno le ha tenuto la mano. Ero alla fine del mio turno. Un'emergenza, come tante altre quel giorno. Un incidente stradale, dissero. Scarse speranze di sopravvivenza. Bisognava agire molto in fretta. Le ho somministrato dei farmaci e poi mi sono accorta di avere sbagliato. Una dose troppo alta. Era troppo tardi. Ormai era la fine e lo sapeva anche lei. Mia figlia era ancora cosciente. Sì. Si fidava di me. Mi ha guardato negli occhi e mi ha ringraziata perché avevo cercato di aiutarla, perché ci ho provato.
La sua vita è scivolata dalle mie mani e lei mi ha ringraziato. Sono felice che Sara non sia stata sola. Adesso ti conosco bene e so che sicuramente hai fatto tutto quello che potevi fare. Per questo mi ha fatto venire qui. Sì. Io voglio morire in pace, mi capisci? Adesso va tutto bene. Voglio che tu sappia che non ti do nessuna colpa. La mia Sara non l'avrebbe fatto e non lo farò nemmeno io. Nessuno deve. Mi capisci? Se anche ci fosse qualcosa da perdonarti, io l'ho già fatto. Va tutto bene qui? Aspetta, Cal, aspetta! Madison è quel medico. Ha assistito lei, Sara. È stata lei. Da quanto tempo lo sai? L'hai sempre saputo. Per questo l'hai assunta. E tu non avevi mai saputo il nome della paziente? No. Ero così sotto shock che sono fuggita subito. John è il marito della mia paziente deceduta. E Olivia è la madre. Ora non so più che cosa devo fare. Ma fino a quando non so a che cosa è allergica, Olivia è ancora in pericolo di vita. Potrebbe essere allergica a tutto. Lo sai, serviranno moltissimi test. Il problema è che probabilmente non abbiamo abbastanza tempo. Veleno? No, è escluso. Avete mangiato e bevuto tutte le stesse cose e vivete tutti quanti nella stessa casa. Veleno vegetale. Neurotossine. Ti riferisci al fiore? Ma anche il vecchio dottore ha bevuto la grappa, no? Ma Olivia prende le medicine e lui no. Interazione di due principi attivi. Esatto. Veleno vegetale che reagisce con il farmaco di Olivia. Forse hai ragione. Forse hai davvero ragione. Già, di certo vale la pena di provare. Sì? Dottor Mayen, dovrebbe venire in ambulatorio. Ma oggi non ho appuntamenti. È un'emergenza? Qualcosa di simile da quel che vedo. Se ne vada subito! Se prima non sono sicura di aver salvato Olivia, non vado da nessuna parte. Ok, tossicologia. Ah, quindi questa è la sua grande strategia per convincere John a perdonarla, non è vero? Di che cosa sta parlando? Di che cosa parlo? Sono 2 anni che sto aspettando. Sono 2 anni che mi prendo cura di loro. E adesso? Adesso arriva lei e si intrufola nel mio nido. Non deve preoccuparsi, Emma. Non appena Olivia starà meglio, me ne andrò. Ecco. Che sta succedendo? Se ne vada immediatamente da casa mia. Io chiamo la polizia. Per mettere in manette la criminale, giusto? Ha commesso un grave errore e ha mentito a tutti. Aveva dei buoni motivi per sparire. Parla della morte di Sara?
Esattamente. Un medico l'aveva già soccorsa sul luogo. Un medico sul luogo? E le condizioni erano stabili. Ho letto la cartella. Quindi è lei l'unica responsabile della sua morte. Sara è morta a causa di un sovradosaggio. Che lei le ha somministrato? No. Non soltanto io. Ha ricevuto una doppia dose di quel farmaco. Avrebbe dovuto seguire il protocollo. In quel momento però non c'era tempo per seguire il protocollo. Era stata una giornata infernale. I paramedici non mi dissero che c'era stato un medico sul luogo. Ma secondo la regola, lei... Ah, secondo la regola. Di regola Sara sarebbe morta dissanguata. Lei conosce bene il nostro lavoro, dottore. Devo chiamare la polizia? Quell'informazione purtroppo mi mancava. Non sapevo che sul posto c'era già stato un altro medico. Che cosa è venuto a fare qui? Come si chiama il principio attivo di questo fiore? Dobbiamo saperlo per forza. Potrebbe salvare la vita di Olivia. Olivia soffre a causa del suo cuore malato e ne morirà. Non è così. È stata avvelenata con una certa regolarità. Quindi non morirà nessuno. Allora è il nome del principio attivo. Beh, graianotossina. Ma in una quantità così piccola e mescolata all'alcol è assolutamente innocua. E l'ha assunta anche lei, dottore? Sì, sì. Però io, a differenza di Olivia, non ho assunto anticoagulanti. Esatto. Che rompono il composto e liberano la tossina nel corpo di Olivia. Oh, cielo. Adesso sì che può salvarle la vita. Sa che cosa deve fare. Grazie. Grazie. Harold, tu non ti arrendi mai. Aveva ragione. Aveva proprio ragione. Ma chi? Madison, la tua dottoressa. Tu stai per guarire. Fermatevi! Chloe, vuoi stare un po' attenta? Che stai facendo? Te l'ho già detto. Queste anatre non possono stare in casa. Mi dispiace, piccola. Guarda che non ce l'ho con te. Lo so, ma sei triste. Sì, è vero. Anch'io sono triste. Perché sei triste? Perché Madison va via. Mi dispiace davvero tanto. Perché allora la lasci andare? Questo non te lo posso spiegare. L'ha detto anche Madison. Nessuno mi può spiegare il perché. Hai parlato con lei? Quando? Prima, Madison è di sopra e sta facendo le valigie. Non funzionerà mai, John. Vale la pena di tentare. Che vuoi fare adesso? Andrò da qualche parte. Non mi rendere le cose ancora più difficili. No, adesso stammi a sentire. Nessuno ti perseguiterà più. Ho ritirato la denuncia. Non è questo il motivo per cui me ne sto andando, credimi. Ma siamo stati felici. Nessuno dei due vuole che tutto finisca. La realtà non cambia, John. Ti hanno perdonato tutti quanti. Solo tu non riesci a farlo. La mia decisione è presa. Stai solamente scappando da te stessa. E se non la smetti, allora non cambierà mai niente. Non puoi mollare, papà. Vallo a prendere. Ma sì. Non accetto la tua scelta. Che cosa dici adesso?
Non accetto che tu ti dia la colpa. Non accetto che tu ci punisca entrambi. E non accetto neanche che non possiamo condividere un futuro soltanto perché condividiamo un passato. Madison. Cheryl. Mi chiamo Cheryl Madison. Lo vedi? Tutto ciò a cui sei legato è falso, John. Stai mentendo. E questa è davvero la prima volta. Noi ci amiamo. Io ti amo. Rimani qui. Cheryl. Rimani con noi. Rimani a casa. Thank you.